Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la nuovissima Razer Black Widow Chroma V2, la quale si dota ora di un poggiapolsi per migliorare il comfort di digitazione con rivestimenti in similpelle, come abbiamo visto con la recensione della Razer Ornata Chroma poche settimane fa, e di un nuovo switch Razer Yellow, come possiamo osservare velocemente da questa tabella, e va a affiancare i già attuali switch meccanici Razer Green e Razer Orange. Vedremo meglio le differenze nella recensione scritta sul nostro sito. Razer, come dicevamo, anche con la Razer Ornata sembra essersi interessata molto al mercato italiano, ed ecco che abbiamo la disponibilità del layout italiano anche per la Black Widow Chroma V2. All'interno della confezione troveremo, come sempre, ringraziamenti da parte di Razer per aver acquistato il prodotto, due stickers con effetto croma e un classico manuale di istruzioni. A seguire troviamo il poggiapolsi con un rivestimento in similpelle nella parte superiore, il logo della Razer nella parte centrale, e un poggiapolsi con delle clip magnetiche ovviamente inserite nella scocca in plastica. Nella parte inferiore troviamo dei piedini in gomma classici. Proseguiamo con un piccolo oggettino incluso nella confezione che ci darà modo di provare immediatamente, per chi mai non avesse provato i Razer Green, il feedback che questi restituiscono. Ovviamente sono dei switch meccanici con feedback tattile e click, suono click, e praticamente un portachiavi con lo switch meccanico Razer Green. Noi abbiamo rimosso una sorta di pellicola che ci permette anche di vedere la retroilluminazione RGB del singolo tasto. Infine troviamo la tastiera che è la Razer Black Widow Chroma V2. Come possiamo osservare, il design è prettamente invariato, rimasto invariato dai precedenti modelli. Come abbiamo già velocemente detto, le principali novità riguardano l'adozione di un poggiapolsi dedicato per agevolare il comfort di digitazione, scusate, e per la disponibilità di un nuovo switch meccanico. Passando ai dettagli, abbiamo il layout di digitazione italiano, classico design, colorazione di colore nero. Lo chassis è sempre in plastica con un inserto rinforzato, sicuramente in metallo all'interno. Per la versione V2 abbiamo un rivestimento con effetto rugoso, a differenza di quello liscio che avevamo con i precedenti modelli. Abbiamo come sempre i tasti multimediali presenti nella parte alta della tastiera, che vanno da F1 a F3 per poi passare da F5 ad F7. Abbiamo anche un tasto dedicato per la registrazione delle macro, uno per la modalità di gioco, uno per diminuire e uno per aumentare l'intensità della retroilluminazione, ovviamente anche per mettere in sospensione il computer. Abbiamo ovviamente qui nella zona superiore il tastierino numerico, una sorta di mini display o comunque dei LED che ci indicheranno quando attiveremo il Caps Lock, NAM Lock e le varie funzioni. Ovviamente i tasti multimediali e più gli altri che abbiamo citato dovranno essere attivati sempre con il tasto funzione FN nella parte bassa a destra. La Black Widow la conosciamo anche per l'adozione di 5 tasti dedicati alle macro, che potremo quindi registrare in un primo momento e assegnare a dei tasti dedicati per non bindare, quindi assegnare nuovamente quella macro a dei tasti già preassegnati. Troviamo nella parte inferiore il logo della Razer, che ovviamente si retroilluminerà del colore che sceglieremo per la retroilluminazione RGB della tastiera, che potremo personalizzare sempre tramite il software di gestione Razer Synapse con i vari effetti spettro, respiro personalizzati da noi e quant'altro. Ci spostiamo nella parte posteriore, dove troviamo sempre una superficie in plastica. Nella parte
centrale troviamo l'adesivo con ulteriori informazioni riguardanti il prodotto. Nella parte alta troviamo due piedini in plastica che potremo aprire, quindi rialzare un minimo la tastiera e agevolare ulteriormente il comfort di digitazione, o eventualmente utilizzare i piedini in gomma di piccole dimensioni posti agli angoli inferiori e superiori della tastiera. Ricordiamo anche che il modello Black Widow Chroma è dotato di una porta pass-through singola USB nella parte destra e un singolo connettore jack da 3,5 mm, sempre pass-through. Infatti, il cavo rivestito in treccia di tessuto e come sempre davvero molto spesso, è dotato di due connettori USB ed un singolo connettore per l'audio jack 3,5 mm. Ovviamente i connettori non sono placca di oro, ma comunque sono di buona fattura. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, come sempre, dove troverete ulteriori informazioni, ulteriori dettagli e ulteriori immagini illustrative e dettagliate del prodotto. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.